Direi di iniziare con l'oggetto numero 14, rivolta all'assessore Bartolini e proposta dai consiglieri Liberati e Carbonari. Il tema: Agenzia per il diritto allo studio universitario, commissariamento senza dichiarate finalità e tempistiche, mancato rispetto delle normative, mancato rispetto delle prerogative dell'Assemblea legislativa, incarico assegnato a persona più volte nominata, scaduta e prorogata. Ripeto come ogni volta la raccomandazione ai colleghi di attenersi ai tempi, perché questo crea problemi per quanto concerne la registrazione. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Dunque, riproponiamo in questa sessione richiesta alla Giunta in merito al tema del commissariamento ADISU. Il tema è questo: è che con deliberazione del 2015, 26 del 17 novembre 2015, l'Assemblea legislativa ha approvato una legge e ha, in materia di tassa automobilistica, con la quale, nell'ambito della quale, ha anche commissariato in via d'urgenza l'AUR, quindi l'agenzia della regione Umbria che si occupa di ricerche. Le ragioni che erano state dichiarate dalla Giunta circa la necessità di una legge regionale, fattispecie che non prevista dalla legge istitutiva dell'AUR, consisterebbero nella necessità di una preventiva norma di legge sul commissariamento e nella intenzione politica poi di fondere questi tre istituti, AUR, ISUC e Centro Studi, anche se gli ultimi due sono di competenza dell'Assemblea legislativa. Quindi per questa una norma di legge passata all'Assemblea, in Assemblea. Restano invece oscure, a noi perlomeno, le ragioni dell'avvenuto commissariamento di un'altra agenzia, appunto, che è l'ADISU. Questo commissariamento, che è avvenuto appunto nel mese di ottobre, senza appunto approvazione, differentemente dalla precedente, di una norma di legge da parte dell'Assemblea legislativa, pur trattandosi di un'agenzia al pari dell'AUR. Questo decreto di commissariamento da parte del Presidente, sostituito in quell'occasione dal vicepresidente della Giunta, si basa su una deliberazione di Giunta nella quale si legge che va altresì tenuto conto del potere generale di commissariamento anche alla luce della giurisprudenza della Costituzione. La Giunta regionale e quindi la sua presidente quindi hanno ritenuto di percorrere due strade diverse: per l'AUR una norma di legge e invece per l'ADISU una delibera di Giunta firmata appunto adottato appunto dal vicepresidente, basato su un presunto potere generale di commissariamento anche alla luce della giurisprudenza. La Presidente ha preferito non mettere mano personalmente alla delibera di Giunta perché risultava assente al momento del voto, e quindi a noi restano, come dicevo, ignote e quindi comunque non dichiarate in atti le finalità del commissariamento e anche i tempi dello stesso commissariamento. Peraltro l'attuale commissario straordinario dell'ADISU, che è stato già amministratore in diverse due volte, nominato sempre dalla Giunta regionale, prima ancora già commissario, quindi per la seconda volta commissario, componente del Consiglio d'amministrazione dello stesso ente, gestisce l'ADISU da molti anni, con accentramento chiaramente su di sé di tutti i poteri di questa agenzia, grazie a successive modifiche di legge, senza che ciò risulti incompatibile con l'impiego presso l'Università di Perugia come docente ordinario, impiego per il quale la nostra regionale non ha imposto il part-time. Detto ciò, noi vogliamo sapere quali sono i motivi del commissariamento dell'ADISU e perché quindi, alla scadenza di un incarico conferito nei confronti di una persona già nominata più volte prima del 2010, non sia stato nominato un commissario diverso, comunicando poi come mai la Presidente della Regione non abbia messo mano personalmente né alla delibera di Giunta né al decreto di commissariamento di sua esclusiva competenza. Grazie. Assessore. Allora, prima di entrare nel merito delle questioni specifiche, è opportuno ricordare che ai paragrafi 27 e 28 del DERF è previsto che entro l'estate 2016 verrà ridefinito il quadro normativo relativo al sistema delle agenzie regionali
con l'adozione di una specifica proposta di legge regionale che individuerà un modello unico per tutte le agenzie di governance. Sempre nel DERF, anche per l'ADISU, ma non solo per l'ADISU, viene specificato inoltre che verrà attuato un percorso di riforma nell'ambito di una riforma più organica che comprende le agenzie, ci sarà anche uno specifico intervento, volto da un lato a razionalizzare l'attività per la parte connessa con la propria missione principale, puntualizzando l'innalzamento della qualità dei servizi offerti agli studenti. Dall'altro, e questa penso sia la parte più rilevante del progetto di riforma, ampliare il campo d'azione concentrandosi anche sui temi della internazionalizzazione e dell'alternanza scuola-lavoro. Cioè si sta pensando a costruire un ente che non faccia più solo attività di erogazione di servizi, diciamo, didattici, ma anche di attività come, diciamo, già nelle esperienze del Nord Italia si sta facendo, che aiutino anche a aiutare l'inserimento sia in entrata che in uscita degli studenti attraverso anche le dotazioni finanziarie che abbiamo con la programmazione europea, e quindi come ente che possa distribuire queste cose e possa assumere questi nuovi compiti con queste nuove finalità. E questo è essenzialmente il motivo, e poi lo spiegherò anche meglio, dei due commissariamenti. Cioè, come anche più volte consigliere Carbenari in commissione sono stato audito, ci siamo dati l'obiettivo entro la fine di quest'estate di portare in consiglio regionale, l'ho ripetuto anche recentemente, questo disegno di legge. Tra l'altro conto entro fine mese di portare in giunta, perché il gruppo lavoro ha lavorato ed è abbastanza avanzato, anzi vedo anche il consigliere Smacchi, se vogliamo fare prima della pausa estiva, mi sembra che avevamo detto così, un po' il punto di come vogliamo svolgere queste riforme per avere anche, diciamo, una discussione col consiglio per condividere e magari per dare anche vedere un attimo, vorrei portarlo in consiglio definitivamente, come sistemare questo pacchetto che è uno dei pacchetti più importanti della giunta e di questa legislatura, perché riguarda le riforme. Quindi sostanzialmente cosa si è deciso? Anziché a nominare degli amministratori subito, visto che andiamo a fare una riforma, andiamo a fare dei commissariamenti. Ora, la domanda che è pertinente, devo dire, perché si sono scelte due strade, la spiego in termini brevi. Qui c'è un documento, tra l'altro, molto più specifico, se volete ve lo consegnerò. Come ha ricordato la consigliera Carbonari, da un lato abbiamo, e se ne è parlato più di una volta, e mi sembra che su questo c'è stata anche una condivisione, una mozione nel Consiglio, questo disegno di riaccorpamento degli enti di ricerca, ma questi enti di ricerca non sono solo di derivazione, diciamo, dell'amministrazione regionale, ma come correttamente ha ricordato lei, consigliera regionale, sono anche istituti che stanno all'interno di questo Consiglio. E quindi, anche parlando più di una volta con la Presidente Porzi, parlando con le strutture del Consiglio regionale e anche in Commissione, si è ritenuto, visto che ci sono degli enti di prerogativa consiliare, che il commissariamento doveva essere disposto con legge. Cioè il Consiglio regionale ci doveva autorizzare a disporre il commissariamento anche di istituti che riguardano l'autonomia del Consiglio regionale. Per quanto riguarda invece... Assessore Tempo. Sì, chiedo... Dato che la cosa è importante, penso che sia il caso di spiegarla due minuti in più, e sto anche riassumendo. Per quanto riguarda il commissariamento invece di agenzie che sono di pertinenza amministrazione regionale, da sempre, perché ho fatto verifiche, è una prassi consolidata, il potere di commissariamento, come anche è chiamato nella dottrina amministrativistica, è un implied power, cioè un potere implicito che è riconosciuto e che tra l'altro è suffragato, come ha ricordato, adesso le porterò l'esplicita motivazione che porta, suffragato dalla Corte Costituzionale. Richiamo Corte Costituzionale numero 27 del 20 gennaio 2004. Dice: il potere di nomina del commissario straordinario costituisce attuazione di un principio generale applicabile a tutti gli enti pubblici,
del superiore interesse pubblico a sopperimento con tale rimedio degli organi di ordinaria amministrazione i cui titolari siano scaduti o mancati, tale, dice la Corte, potere è esercitabile liberamente. Ecco perché non abbiamo ritenuto neanche di appesantire, perché ci soccorreva questo principio. È stata una valutazione, tra l'altro, suffragata da diverse valutazioni con l'ufficio legislativo della Giunta regionale e ci ha portato a usare questo potere sicché è riconosciuto dalla Corte. Questi sono i motivi. Allora, l'altra questione, devo dire che in realtà gli atti sono stati condotti in due tempi sul commissariamento di Adisu. Dapprima si è deciso di estendere il periodo, perché scadeva l'ottobre, fino a fine anno, perché come sapete, è noto al Consiglio, la Giunta ha prorogato, perché si era sostanzialmente costituita da luglio, ha voluto prorogare gli incarichi dei direttori generali, gli incarichi dei direttori generali delle aziende sanitarie e anche quello dell'amministratore, in vista di capire cosa fare. Dopodiché si è deciso, appunto, per un periodo limitato, io qui mi prendo l'impegno, noi, questo periodo del commissariamento è limitato al periodo della riforma, dopodiché andremo a nominare un amministratore e come, almeno, dato che è una mia prerogativa, ho anche comunicato in interviste, l'esperienza, e ci siamo anche detti in giunta, l'esperienza dell'attuale commissario è un'esperienza che si chiuderà con questo commissariamento, in quanto lo scopo qual è? Quello di aiutarci, visto che abbiamo bisogno di fare la riforma, è di aiutarci a questo periodo ponte. Quindi la motivazione è questa qua. Nello specifico poi il professor Oliviero è comunque una persona riconosciuta, ha un curriculum di eccellenza, è membro di commissioni internazionali, di institutional building, ha avuto la laurea honoris causa, è stato ambasciatore Erasmus e ha prodotto risultati utili, il bilancio è sempre in attivo, anche quest'anno abbiamo preso le premialità, siamo una delle prime regioni, anche sulle classifiche sulle 24 ore, con la Lombardia Toscana abbiamo preso integralmente le premialità, abbiamo preso un più 4%, che consente tra l'altro all'Università di Perugia, che è uno degli elementi di valutazione, quello a copertura del 100% delle borse di studio, di essere prima tra le università medio-grandi d'Italia. Quindi anche sotto questo profilo, ecco, la scelta è determinata anche comunque dalla positività dell'esperienza del professor Oliviero. Ultima cosa che volevo chiarire, ho detto la nomina è avvenuta in due tempi. Nel primo tempo la Presidente Marini era assente, quindi è non stata si può però, siamo a 8 minuti. Dal suo vicario, ma se ci sono tutti gli elementi, la Presidente Marini quando era presente nella successiva nomina commissario ha firmato lei il decreto, quindi quando era presente ha esercitato le proprie prerogative. Bene. Consigliere Carbonari per la replica. Grazie. Va bene, allora abbiamo appreso quindi che esiste il motivo per cui sono state seguite due strade, sono quelle che lei ha detto, proprio per il fatto che alcune agenzie di competenza dell'Assemblea devono passare in Assemblea e invece l'Adisu no. Però il tema, uno dei temi, diciamo così, è quello di continuare comunque a nominare delle persone che se non sbaglio, dal 1999 ininterrottamente amministratore dell'agenzia, consigliere, commissario, due mandati, poi diventa appunto adesso è commissario, poi non so che cosa diventerà ancora. Abbiamo, benché lei ha parlato di tutti i meriti dell'attuale commissario, purtroppo noi abbiamo appreso che nel momento in cui questa persona è stata nominata, come già detto in un'altra occasione, c'era stata una condanna da parte della Corte dei Conti. Allora quello che io vorrei capire è se queste cose per la Giunta hanno rilevanza o meno, perché quando c'è una condanna per danno erariale da parte della Corte dei Conti, peraltro non appellata, ma insomma, a me sembra che bisognerebbe
agire di conseguenza e come minimo non continuare a nominare le stesse persone, perché il caso non è solo questo. Il dottor Cerquiglini, non lo so se è dottore, che ha fatto danni a non finire nel comune di Spolevo, noi ce lo siamo accolto e l'abbiamo portato in regione. Allora, costituisce un titolo di merito per caso quello di avere una condanna e quindi di portarli da noi? Allora io vorrei che, siccome siamo all'interno della pubblica amministrazione, quando ci sono dei reati contro la pubblica amministrazione ci siano delle azioni conseguenti. Semplicemente, sarà stato anche tanto bravo, però in questa occasione qualcun altro ha detto che ha fatto degli errori. Quindi, non è che lo voglio mandare ai lavori forzati, vorrei semplicemente che non vedesse di nuovo rinominato. Grazie. Grazie, consigliere. Passiamo adesso all'oggetto numero 25, è un'interrogazione del consigliere Smacchi, alla quale ho concesso di aggiungere un'altra interrogazione che tratta lo stesso tema da parte del consigliere Rometti, così risparmiamo all'assessore Chianella la doppia risposta. Quindi, lavori di completamento della strada statale 219 Piandastino, intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere Smacchi. Grazie Presidente, un buongiorno ai consiglieri, alla Giunta, all'assessore Chianella, un ringraziamento al consigliere Rometti che mi permette, probabilmente per competenza anche territoriale, di esporre l'interrogazione, ma so quanto segue questa problematica prima da assessore e ora da consigliere, quindi quanto tiene affinché il completamento della strada statale 219 Piandassino avvenga in tempi veloci. L'oggetto è questo, assessore e colleghi consiglieri. Abbiamo una grande notizia, che è quella della inaugurazione dei due tratti, almeno spero, della quadrilatero Foligno-Civitanova e Perugia-Ancona in data 28 luglio. Vorremmo avere un'altra buona notizia oggi per quanto riguarda la fine dell'iter di verifica e di aggiudicazione della gara per quanto riguarda il secondo stralcio della Piandassino, quello che va da Mocaiana al bivio di Pietralunga. Si tratta di 3,7 chilometri, quindi poca cosa, ma di fondamentale importanza, perché là ci sono viadotti, ci sono gallerie, c'è un importo di gara importante, circa 76 milioni di euro. Quello che non si capisce è perché da oltre un anno questa gara è ancora aperta. Sappiamo che ci sono circa 46 manifestazioni di interesse da parte dell'azienda. Ora vorremmo capire quanto tempo ancora bisogna aspettare per poter iniziare i lavori, quindi cantierare l'opera e terminare un iter burocratico, secondo la maggior parte degli abitanti, troppo lento e probabilmente che non tiene conto delle esigenze importanti di quel territorio. Grazie. Grazie. Rispetto al tema. Io aggiungo pochissimo a quello che ha detto il consigliere Smacchi, perché poi l'argomento è molto preciso e puntuale. Nel 2014 fu bandita questa gara, i lavori dovevano partire alla fine del 2015, siamo a metà 2016 e questa lentezza nella procedura di selezione delle proposte in effetti si comprende male. Si comprende male soprattutto perché ci sono le risorse, 76 milioni, dopo che la Regione ha fatto negli anni scorsi il tratto che da Mocaiana attraversa tutta la parte, diciamo, periferica di Gubbio. Con questo ulteriore tratto si migliorerebbe molto l'accesso alla E45, che insieme, come diceva il consigliere Smacchi, al completamento della Perugia-Ancona, che in questi anni ha fatto passi avanti importanti, credo che riusciremmo a dare a Gubbio un sistema infrastrutturale al contorno che migliorerebbe sensibilmente la situazione di una città che sicuramente ha sofferto da questo punto di vista negli ultimi anni. Quindi è un punto fondamentale che bisogna seguire e credo che l'assessore da questo punto di vista ci potrà dare notizie, perché ci sono i soldi, ci sono tutte le condizioni per far partire i lavori, che dovranno peraltro durare 40 mesi, quindi prima si parte, prima si finisce. Prego, assessore Chianella. Sì, grazie Presidente, grazie ai consiglieri Andrea Smacchi e Silvano Rometti che permettono alla Giunta regionale di informare. La Giunta regionale ovviamente è attenta a ogni opera che possa contribuire a migliorare il sistema
infrastrutturale regionale per aumentare il livello di qualità della mobilità in senso lato. Considerando che la Pian d'Assino costituisce un collegamento importante tra Gubbio e Umberti de E45, che con l'imminente poi tra l'altro, come diceva adesso il consigliere Smacchi, dell'apertura della Foligno-Civitanova Marche e della Perugia-Ancona si aggiungono infrastrutture importanti al fine di rompere quello che storicamente è stato trattato come l'isolamento dell'Umbria, la Gubbio-Mogaiana rappresenta una tratta interna funzionale anche e soprattutto direi al traffico pesante che da Gubbio si sposta verso la E45 e viceversa. Dobbiamo dire innanzitutto che tale strada con un DPCM del 2000 fu classificata di interesse regionale. Nel 2006 poi con altro decreto fu riclassificata di interesse nazionale. Per il tratto Gubbio-Mogaiana la Regione ha redatto tutte le fasi di progettazione fino all'esecutivo. I rapporti tra Regione e ANAS sono stati regolati da convenzione nel 2006, dove la Regione si era impegnata anche con risorse fino alla concorrenza di 27 milioni circa ed ANAS con la stessa convenzione si era impegnata dal canto suo alla restituzione non appena avesse avuto disponibili risorse in uno dei piani di investimenti nazionali. Nel corso del 2008, con una intesa generale quadro, si convenne di inserire in legge obiettivo il completamento dell'adeguamento complessivo della statale 219. ANAS ha poi inserito la realizzazione di questo stralcio Mogaiana-Bivio-Pietralunga con l'adeguamento della strada alle caratteristiche di strada secondaria di tipo C1 nel contratto di programma 2014 con il Ministero delle Infrastrutture. Il 4 giugno 2014 si è svolta la conferenza di servizi presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Umbria, Toscana e Marche e la Giunta regionale ha preso atto, con delibera 1430 del 10 novembre del 2014, degli esiti di detta conferenza dello straccio appunto Mogaiana-Bivio-Pietralunga, il cui costo, come è stato detto, ammonta a circa 76 milioni. Alla luce di quanto chiesto dagli interroganti, questo assessorato, oltre che presidiare e verificare tutte le possibilità su tutta la tratta Gubbio-Umbertide e valutare quindi le opportunità che possano cogliersi rispetto ai programmi nazionali, ha sollecitato più volte anche tramite la direzione regionale ANAS, l'ANAS nazionale sullo stato dell'arte dell'appalto del tratto Mogaiana-Bivio-Pietralunga e alla luce delle nostre sollecitazioni e anche delle vostre interrogazioni l'ANAS ci informa su quanto. Leggo testualmente una risposta formale appunto della direzione regionale. La gara d'appalto oggetto dell'interrogazione è stata avviata appunto, come è stato detto, il 22/12/2014. Tale procedura d'affidamento ad evidenza pubblica è in corso presso i competenti uffici della Direzione Generale dell'ANAS a Roma e allo Stato risulta che è in corso di valutazione, che è in corso la valutazione delle offerte tecniche che si prevede possa concludersi entro il corrente mese o al massimo il mese di settembre, con l'apertura delle offerte economiche. In definitiva, si può prevedere la conclusione della gara in corso e quindi l'aggiudicazione dei lavori in questione entro la corrente stagione estiva, salvo eventuali presenze di offerte anomale che richiederebbero tempi più lunghi per la loro verifica. Questa è la risposta dell'ANAS. Aggiungo io che questo assessorato ovviamente costantemente monitora questa situazione della Mogaiana Bivio Pietralunga e avrò modo casomai di informare ovviamente il Consiglio su eventuali sviluppi di questa questione. Grazie. Grazie. Allora, intanto è una buona notizia, Assessore, che arriva dopo un anno rispetto a quello che era stato preventivato, ma comunque una buona notizia. Questo perché, guardi, con il miliardo che è stato stanziato dal Governo per quanto riguarda la manutenzione straordinaria dell'E45, con la possibilità dell'apertura della Perugia-Ancona e con l'eventuale completamento della trasversale, effettivamente avremmo la possibilità di far vedere un po' di luce dal punto di vista della fine dell'isolamento a quel territorio. Quindi credo che questa sia una buona notizia. Come però la Presidente Marini e l'Assessore Rometti hanno fatto nel precedente mandato, ossia subito dopo inaugurato il primo tratto, la Gubbio-Mogaiana, si è subito iniziato a lavorare per il secondo tratto, la Mogaiana-Bivio-Pietralunga,
Adesso, subito dopo, bisogna cominciare a lavorare per il terzo e quarto stralcio, cioè Bivio Pietralunga Camporeggiano e Camporeggiano Montecorona. A quel punto avremmo dato un grande servizio ad un territorio e avremmo finalmente terminato quell'isolamento che non deve diventare più una scusa, ma deve diventare veramente una risorsa dal punto di vista anche delle potenzialità di un territorio che in questo momento ha orgoglio e dignità e voglia di riemergere. Grazie. Grazie. Adesso sì, passiamo all'oggetto 27. Si tratta di un'interrogazione rivolta all'assessore Barberini da parte del consigliere Ricci. Ottimizzazione dei costi dei servizi sanitari regionali, intendimenti della Giunta regionale riguardo all'attivazione della logistica informatizzata dei farmaci. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea legislativa. Si tratta della interrogazione a risposta immediata numero 634. Direi una interrogazione propositiva nello spirito con cui viene posta ed è riferita all'automazione della logistica di magazzino in generale nel sistema sanitario umbro e con particolare afferenza allo spostamento automatizzato dei farmaci che, come noto, potrebbe determinare in Umbria un ampio risparmio per il sistema sanitario regionale. Peraltro vi sono anche valutazioni che lo spostamento automatizzato dei farmaci e degli altri materiali sanitari potrebbe determinare da solo ottimizzazione automatizzata degli spostamenti, un risparmio di circa 2,5 milioni di euro. E peraltro, cosa ancora più importante, questo andrebbe a ridurre il rischio sanitario collegato anche allo spostamento automatizzato dei farmaci del 4% complessivo. È chiaro che tale azione, lo spostamento automatizzato dei farmaci, va concepita dal punto di vista organizzativo insieme ad altre azioni di logistica e tecnologia, come per esempio ci auguriamo la pronta attivazione del fascicolo sanitario elettronico e la sempre maggiore attivazione della centrale unica di acquisto in materia sanitaria, attualmente realizzata solo per il 51% dei casi complessivi. Siamo quindi a chiedere all'assessore con delega di poterci informare sugli eventuali tempi di attuazione della logistica dei farmaci nel sistema sanitario umbro, anche in una logica che è quella della prospettiva di integrazione fra le due aziende sanitarie locali e le due aziende ospedaliere che sempre più dovranno integrarsi fra loro anche nella logica di correlarsi sempre in maniera più incisiva con i distretti territoriali. Inoltre segnaliamo che nel quadro della logistica e automazione dello spostamento dei farmaci esistono anche in Umbria delle aziende che su questo hanno svolto delle interessanti sperimentazioni su rilievi anche con valenza nazionale. Grazie. Consigliere Ricci, prego, assessore Barberini. Sì, ringrazio e colgo ovviamente nelle parole e nello scritto dell'interrogante lo spirito assolutamente propositivo della richiesta. La logistica del farmaco è una questione che è stata esaminata dall'assessorato e dalle strutture dedicate ormai da qualche anno. Nel 2014 la CRAS è stata incaricata, proprio sulla base dell'indicazione assessorato, di elaborare uno studio di fattibilità, uno studio di fattibilità che non si deve però limitare alla sola procedura di movimentazione, di acquisto e di stoccaggio dei farmaci, ma si deve anche ovviamente indirizzare anche sulla distribuzione di questi farmaci nei plessi ospedalieri o nei distretti, sulla completa tracciabilità dei farmaci, e questo quindi richiede anche un'informatizzazione dei processi, e
tutto anche al fine non solo di ottimizzare e di ottenere economie di gestione, ma anche cercare di ridurre sostanzialmente il rischio clinico, come attraverso un monitoraggio informatico continuo e costante dell'utilizzo dalla fase sia dell'ordine del farmaco sia all'utilizzo nelle diverse strutture sanitarie. Questo gruppo di lavoro è stato composto con tecnici delle due aziende ospedaliere e delle due aziende sanitarie, ed è emerso una cosa che intuivamo ma di cui non avevamo la conferma, che nella sostanza questi processi gestionali, abbiamo quattro aziende e ci sono quattro processi gestionali distinti, cioè ognuno si comporta in un determinato modo. La volontà è ovviamente nel processo di arrivare ad una definizione unitaria di questo percorso. Così come la volontà di arrivare ad una definizione unitaria attraverso mantenendo all'interno del servizio sanitario regionale le attività core e separando invece quelle che possono essere anche all'interno di una codifica ben determinata, separando anche le attività che possono essere affidate all'esterno. Lo studio di fattibilità si è completato, è ormai alla validazione degli uffici tecnici e di fatto arriva ad una conclusione, che il processo di unificazione si può effettuare, che il processo di unificazione risente però, risentirà anche di un'altra situazione in atto per la zona sud dell'Umbria, sud-est, che è praticamente quella dell'azienda ospedaliera di Terni e dell'azienda della ASL numero 2, dove è in corso un processo di definizione, un processo anche di investimento immobiliare chiamato, definito come città della salute a Terni, dove in qualche modo può essere gestito la distribuzione del farmaco in quel territorio, e quindi il progetto che è stato in qualche modo, che sta uscendo e che è in corso di validazione, prevederà una fase diciamo di monitoraggio, di avvio limitatamente alla zona nord dell'Umbria. Non appena completato il percorso dell'intervento su Terni, si potrà allargare a tutto il resto. Tempi, pensiamo che per la prima fase si può arrivare alla fine di quest'anno, monitoraggio che potrà essere compiuto in un paio di anni, e se il monitoraggio dà gli effetti positivi potrà essere esteso a tutta la regione. Come diceva, effettivamente i risparmi e soprattutto i benefici per il servizio sanitario regionale sono quelli che lei ha illustrato, probabilmente anche qualcosa di più rispetto a quanto anticipato. Grazie. La parola per la replica al consigliere Ricci. Ringrazio l'assessore con delega che ha enucleato anche una tempistica che dovrà vedere nel 2017 l'attivazione unitaria soprattutto dei quattro percorsi organizzativi differenziati che oggi caratterizzano le due aziende sanitarie locali e le due aziende ospedaliere. E quel termine di unificazione delle procedure e la tracciabilità del farmaco durante il suo spostamento, ma vorrei dire la tracciabilità di tutti i materiali sanitari durante il suo spostamento, è uno degli elementi più importanti per arrivare ad un unico sistema sanitario regionale e anche alla logica che ci porta a concepire il territorio e gli ospedali in un quadro diffuso territoriale che determina maggiore qualità nei servizi e soprattutto una quantità significante nei risparmi complessivi del sistema sanitario che possono essere reinvestiti nel miglioramento del servizio. Grazie. Grazie consigliere Ricci. Siamo all'oggetto numero 29, si tratta di un'interrogazione presentata dal consigliere Brega e riguardante l'attività dell'assessorato alla sanità, quindi rivolta all'assessore Barberini. Ospedale Santa Maria di Terni, operatività del nuovo reparto di neurochirurgia, informazioni della giunta regionale al riguardo. Prego consigliere Brega. Grazie presidente, mi trovo a chiedere a fare questa interrogazione in maniera molto imbarazzante, per quanto
ritengo che sia assurdo che nel 2016 si possa inaugurare un reparto, lasciarlo attrezzato, pronto, tra l'altro in una struttura ospedaliera dove non funziona l'aria condizionata nell'80% dei reparti, in uno dei pochi reparti dove riusciamo a mettere anche l'aria condizionata, praticamente non questo reparto noi lo teniamo chiuso, considerando che questo poi era un reparto riservato a riabilitazione neurologica. E mi auguro che nessuno possa mai provare questo significato. Per chi purtroppo ha avuto la sventura anche di provarlo, il reparto della riabilitazione neurologica è qualcosa di fondamentale per chi deve avere o rischia di passare su queste problematiche, e la possibilità di avere subito un reparto, una buona riabilitazione, può portare al malato anche una ripresa pari all'80-90%. Questo credo che so di non essere smentito in quello che sto dicendo. Dunque credo che sia veramente imbarazzante la chiusura, sia ancora di più imbarazzante la risposta che ho ricevuto dal direttore generale, dove mi si scrive sto lavorando per, non capisco su cosa stia lavorando, considerato che il reparto è stato inaugurato, considerato che il reparto domani mattina potrebbe essere funzionale. Credo che un direttore generale non debba campare scuse, ma debba risolvere i problemi e dare servizio ai cittadini. Dunque io, assessore, le chiedo di poter dare risposte serie e concrete, e direttori generali che danno queste risposte credo che dovremmo riflettere molto se sono all'altezza o no di poter ricoprire questo ruolo. Grazie. Prego, assessore Barberini. Sì, consigliere, le leggo ovviamente all'esito, al ricevimento della sua interrogazione, la stessa è stata trasmessa alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera con nota di qualche giorno fa. Gliela leggo testualmente anche per capire un po' la situazione. Si tratta del reparto di riabilitazione intensiva delle gravi cerebrolesioni, che permetterà di garantire al paziente che giunge all'azienda ospedaliera con problematiche neurologiche di poter completare l'iter riabilitativo intensivo. Sono parole a lettere, nella lettera scritta al direttore generale Maurizio Dalmaso. Nel merito si comunica che sono in fase di predisposizione i protocolli clinici che prevedono differenti setting assistenziali e quelli organizzativi necessari per l'apertura del servizio. In conseguenza, la direzione ritiene sia ragionevole aprire il servizio stesso entro il periodo estivo, integrando esigenze cliniche, organizzative e professionali. Quindi dalla lettera una risposta già la ottiene, consigliere, chiedeva si aprirà entro giugno, ovviamente giugno è trascorso, il reparto non è ancora in funzione. È un settore dove abbiamo, dove si completerebbe in quella struttura ospedaliera un'attività di filiera molto importante, dove abbiamo una neurochirurgia di qualità, dove c'è un polo attrattivo anche extraregionale, si andrebbe a intervenire in un settore dove purtroppo invece abbiamo, soprattutto per il Sud Umbria, una mobilità extraregionale eccessiva, pesante. Il reparto è stato inaugurato da me e dalla Presidente Marini alla fine dello scorso anno, come ha avuto modo di leggere nella lettera, di sentire dalla lettera che ho letto, le ragioni sono abbastanza criptiche. L'intenzione dell'assessorato con un atto formale è quello di richiedere alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera l'apertura alla fine dell'estate, perché c'è il bisogno, c'è la struttura e quindi c'è anche la necessità di far capire e trasmettere ai nostri cittadini che quando abbiamo risorse e strutture umane e tecnologiche a disposizione, queste vanno utilizzate al meglio. Grazie. Prego, consigliere Brega, per la replica. Grazie, assessore. Io mi dichiaro soddisfatto delle sue dichiarazioni e dei suoi impegni. Non sono soddisfatto della lettera, che credo gentilmente, se poi mi possa essere rimessa questa lettera, mandata al direttore generale Dalmaso. Mi riservo nelle prossime ore di presentare una mozione che presenterò urgente al Consiglio, perché ritengo che risposte di questo tipo non possano essere date, come ricordava lei, assessore, dove tra l'altro si inaugura un reparto diversi mesi fa e poi questo reparto rimane chiuso e si mandano lettere giustificative che ai più
e credo anche a lei, come ha ricordato, diventa difficile capire quali siano le motivazioni. Dunque io ringrazio lei per la sua disponibilità, le auguro un buon lavoro, ma ecco, annuncio a questa assise che presenterò una mozione urgente per alcune riflessioni sui comportamenti e sulla risposta data dal direttore generale Dalmaso. Grazie. Grazie consigliere Brega. Passiamo adesso all'oggetto 34, un'interrogazione presentata dal consigliere De Vincenzi all'attenzione dell'assessore Barberini. Anomalia nell'accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale per gli italiani residenti all'estero e gli stranieri presenti sul territorio nazionale. Informazione della Giunta regionale al riguardo. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie, Presidente. Assessore, io prendo spunto da un fatto di cronaca, cioè una famiglia di nazionalità italiana ma residente in uno dei paesi dell'Unione Europea, dovendo ricorrere alle cure presso l'ospedale qui di Perugia, si è vista poi recapitare una richiesta economica di diverse migliaia di euro. Tutto questo a fronte di, magari come siamo a conoscenza un pochino tutti, del fatto che persone prive di residenza in Italia, magari immigrati o comunque senza fissa dimora, poi possono accedere senza oneri particolari al Servizio Sanitario Regionale. Ecco, partendo da queste informazioni, appunto, volevo da lei un chiarimento riguardo alle condizioni di accesso alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale per quanto riguarda gli italiani all'estero, residenti all'estero, e così a confronto quali sono appunto le indicazioni a riguardo per gli stranieri presenti sul territorio nazionale nelle diverse tipologie di situazioni. Analogamente e a completare il quadro, per quanto di vostra conoscenza, quanti sono i casi che si siano verificati in quest'anno e mezzo, quindi 2015-2016, in cui siano state pagate completamente le prestazioni da parte di residenti e di non residenti italiani e di stranieri, quindi sia UE che extracomunitari, e soprattutto se l'amministrazione regionale ha messo in atto delle diciamo iniziative di pubblicizzazione appunto di queste informazioni riguardo al pagamento delle prestazioni. Grazie. Grazie consigliere, prego assessore. Sì, il tema è illustrato nella interrogazione, è particolarmente molto tecnico. Nella sostanza tutte le prestazioni a favore di cittadini italiani residenti all'estero e di cittadini che soggiornano, di paesi stranieri che soggiornano in Italia, sono regolamentate da precise norme nazionali. Per quanto riguarda i cittadini italiani residenti all'estero, nei paesi ovviamente dove non ci sono accordi bilaterali e che si trovano in temporaneo soggiorno in Italia, vengono applicate le norme nazionali, in particolare il decreto ministeriale 1 febbraio 96. Ci sono anche fattispecie normative invece per quanto riguarda gli stranieri presenti sul territorio nazionale, con normative distinte tra cittadini comunitari e cittadini extracomunitari. Per quanto riguarda i cittadini comunitari, già le posso dire, affermare che la Regione Umbria ha un saldo negativo, positivo di mobilità per ciò che riguarda i cittadini, i rapporti con l'Unione Europea. Una mobilità quindi sostanzialmente che dà risorse finanziarie che vengono pagate dai paesi comunitari a vantaggio del Servizio Sanitario Regionale per le prestazioni che vengono erogate ai cittadini comunitari che subiscono un trattamento all'interno della nostra regione. Per quanto riguarda invece i cittadini extracomunitari, si tratta nella sostanza cittadini privi di permesso di soggiorno. A questi cittadini noi
in base alle disposizioni nazionali, diciamo, diamo le prestazioni, quelle che sono cosiddette urgenti, così come vengono date prestazioni di cura anche attraverso, siamo una delle poche regioni che permette anche per questi cittadini di avvalersi del cosiddetto medico di medicina generale. Questo perché? Perché da conti fatti, nella sostanza, la possibilità di accedere, di utilizzare il medico medicina generale riduce e impatta notevolmente anche l'accesso ai pronti soccorso e l'accesso ai presidi ospedalieri. Per questi soggetti la linea finanziaria dedicata per le prestazioni che vengono fatte dal Servizio Sanitario Regionale a favore di cittadini extracomunitari viene sostanzialmente pagata da fondi nazionali. Nel 2014, che è l'ultimo dato disponibile che abbiamo, per questo tipo di prestazioni c'era un fondo nazionale di oltre 30 milioni. All'Umbria è stato assegnato il 4,3% con un meccanismo sostanzialmente di rilevazione abbastanza statistico, e per effetto di questo all'Umbria è stato assegnato 1.341.000. Anche qui, in questa situazione, le risorse che sono assegnate dal governo nazionale sono superiori ai costi che il Servizio Sanitario Regionale sostiene per far fronte a questo tipo di terapie, per le terapie prestate a favore dei cittadini extracomunitari. Per quanto riguarda i numeri, non sono in grado di risponderle in merito al 2016, ma sono in grado di riferirle quello che attiene invece all'intero anno 2015. Bene, per il 2015 il Servizio Sanitario Regionale ha preso in carico nelle strutture ospedaliere 116 cittadini italiani residenti all'estero. Di questi 20 hanno pagato in proprio o erano assicurati, 96 sono definiti cosiddetti non paganti, che potrebbero essere anche e soprattutto prestazioni rimborsate da altri paesi. Per quanto riguarda invece i cittadini stranieri residenti all'estero che hanno usufruito di cure all'interno del presidio ospedalieri Umbri, si tratta di 1091 casi, di cui 789 non paganti e invece paganti in proprio o assicurati 302. All'interno dei 689 ci sono 216 che vengono rimborsati con fondi aggiuntivi dal Ministero dell'Interno, 85 sono stranieri, solo 85 stranieri senza permesso di soggiorno, le cui spese per gli interventi sono rimaste a carico del Servizio Sanitario Regionale, 46 sono finanziati da progetti umanitari. Questo è un po' il quadro, nella sostanza, che posso farle, che rappresenta in modo puntuale e analitico le attività prestate dal Servizio Sanitario Regionale sia per i cittadini italiani residenti all'estero sia per cittadini extracomunitari a cui sono state fatte cure all'interno della nostra regione. Grazie. Prego, consigliere De Vincenzi. Grazie assessore. All'atere di questa della puntualizzazione che ha fatto, che è abbastanza particolareggiata anche compatibilmente con i dati disponibili relativamente agli anni, magari non mi ha potuto fornire qualche indicazione sulla pubblicizzazione, soprattutto che credo che sia poi la parte anche molto rilevante soprattutto per i residenti all'estero, proprio per evitare che questi cittadini, tornando in Italia, si trovino poi scoperti e comunque a dover pagare complessivamente il trattamento. Ecco, magari su questo fronte, al di là della risposta appunto che ha dato adesso, se nella sua veste può sicuramente attivarsi per mettere in condizione un pochino tutti i cittadini di non trovarsi impreparati di fronte a questi casi. Grazie. Grazie consigliere De Vincenzi. Passiamo adesso all'oggetto numero 35, rivolto da parte dei consiglieri Casciari e Solinas all'assessore Paparelli,
Azioni che la Giunta regionale intende intraprendere per sostenere ed implementare nei prossimi anni scolastici il progetto denominato Miglioriamo lo stile di vita dei bambini umbri. Prego, consigliera Casciardi. Sì, grazie Presidente. Questa è un'interrogazione che parte da un dato abbastanza negativo per l'Umbria, il fatto che i dati di Occhio alla Salute, che è un sistema di sorveglianza sul sovrappeso e l'obesità dei bambini nelle scuole primarie, quindi dai 6 ai 10 anni, hanno fatto registrare in questi anni trascorsi un tasso di obesità e di sovrappeso da una parte che è del 26% dei bambini appunto e addirittura un tasso di obesità pari al 9%. E secondo questi dati l'Umbria è una regione che ha tra le più alte incidenze di obesità tra le regioni del centro-nord, avvicinandoci molto alle regioni del sud. Nell'aprile del 2015 l'assessorato allo sport, l'assessorato all'istruzione insieme all'assessorato all'agricoltura hanno sottoscritto un protocollo proprio sulla base di questi preoccupanti dati per implementare l'attività fisica nelle scuole primarie di primo grado, andando poi ad abbracciare anche un progetto a livello nazionale che era già stato avviato, che si chiamava Sport di Classe, e quindi a tale protocollo firmato tra appunto i tre assessorati, quindi la Regione Umbria, l'Università di Perugia, l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, il CONI e il Comitato Paralimpico Umbro, ha fatto sì che nell'anno scolastico 2015-2016 sia partito questo progetto sperimentale per diffondere non solo l'educazione fisica alle scuole elementari, che è stata reintrodotta con la Buona Scuola soltanto nell'anno appunto sarà introdotta con l'anno che verrà, ma anche a diffondere l'educazione alimentare e la sana alimentazione dei bambini e delle loro famiglie. Il dato più importante credo che sia questo, che questo progetto appunto Sport a Scuola è stato anche inserito fra i 65 progetti di attività previsti nella seconda parte del piano sanitario regionale della prevenzione, che ha quindi una durata triennale 2015-2018. La Giunta regionale quindi lo ha recepito chiamandolo Miglioriamo lo stile di vita dei bambini umbri. E in questo anno scolastico appena trascorso, 2015-2016, ha visto coinvolte 62 istituzioni scolastiche in provincia di Perugia e 21 in provincia di Terni, per un totale di 383 classi. E già i dati, visto che l'Università di Perugia è partner di questo progetto, i riscontri statistici elaborati in via preliminare, in particolare dal centro Curiamo, su circa la metà dei bambini, quindi su un numero di 2.000 bambini sui 4.000 previsti da arruolare, hanno evidenziato che alla fine di questo anno scolastico, già con questa parziale azione, sono diminuiti gli indici di obesità e soprattutto le famiglie hanno partecipato al miglioramento degli stili di vita consumando più pasti insieme, i bambini sono stati indotti a consumare più frutta, verdura e pesce e hanno fatto più spesso colazione a casa e si è ridotta anche notevolmente i tempi di inattività giornaliera, che è uno poi delle azioni che portano a un'obesità infantile. Quindi evidenziando che questi primi riscontri del progetto hanno già dato loro risultati importanti, vorremmo sapere dall'assessorato quali intenzioni, visto che a oggi non ci sono fonti di finanziamento, quali intenzioni intende intraprendere per sostenere e implementare questo progetto nei prossimi anni scolastici alla luce proprio delle prime evidenze scientifiche rilevate che portano un miglioramento dello stile di vita dei nostri bambini. Grazie. Consigliera Casciari, prego. Grazie Presidente, grazie alla consigliera Casciari, perché questa iniziativa, nata nel corso degli anni della passata legislatura con stesso assessore
Casciari con la presidenza della giunta regionale è approdata a una delibera di giunta regionale tuttora vigente, la 141 del 9 febbraio del 2015, che ha per oggetto la realizzazione di iniziative volte a promuovere l'attività motoria e la salute nella popolazione scolastica giovanile della scuola primaria. Con quella delibera è stato affidato all'assessorato allo sport il coordinamento, diciamo, delle attività degli assessorati alla sanità e all'agricoltura, con la finalità di promuovere il protocollo d'intesa che poi è stato stipulato alla presenza del presidente Marini e del presidente del CONI Malagò, coinvolgendo l'ufficio scolastico regionale, il CIP dell'Umbria, l'università per gli studi, con l'obiettivo di attivare azioni e progetti mirati al miglioramento dello stile di vita dei giovani umbri in età di scuola primaria. Il protocollo ha consentito l'inizio, sin da quest'anno scolastico, inserito nel piano quinquennale di prevenzione alla salute, ha consentito di iniziare un programma di durata quinquennale che consente, diciamo, la possibilità dell'educazione motoria, dell'educazione fisica nella scuola primaria della nostra regione, in tutte le classi. Ed è stato un progetto col CONI, è un protocollo pilota, perché siamo l'unica regione italiana dove che ha consentito questo protocollo di poter svolgere appunto l'attività motoria e di poterla svolgere in tutto il percorso del ciclo della scuola primaria. E nel suo primo anno di vita il progetto, dal titolo, come ricordava nell'interrogazione, Miglioriamo lo stile di vita dei bambini umbri, è stato inserito nel piano e quindi ha una durata quinquennale. L'obiettivo di questo protocollo è quello di aumentare quantitativamente e qualitativamente l'attività fisica a scuola, favorendo sin dall'infanzia nei bambini abitudini alimentari sani e per poter radicare nelle famiglie corretti stili di vita. A questo progetto quindi concorrono diversi aspetti, dall'educazione alimentare all'educazione fisica e motoria. È stato finanziato nell'anno scolastico 2015-2016 con i fondi della sanità, in quanto inserito appunto nel piano quinquennale di prevenzione alla salute. È stato affidato al CONI il compito di selezionare gli insegnanti che svolgono le attività di, come di educazione fisica e motoria nella scuola primaria, e il progetto ha avuto un costo consuntivo di 125.833 euro. Ha coinvolto 62 istituzioni scolastiche in provincia di Perugia e 21 in provincia di Terni, per un totale di 383 classi, 296 a Perugia e 87 sulla provincia di Terni. Quindi credo che sia stato un grande successo, un grande risultato che deve poter continuare. L'intesa, infatti, interistituzionale è di durata quinquennale, si pone l'obiettivo di realizzare il progetto per l'intero ciclo della scuola primaria, al fine anche di monitorarne i benefici dell'attività fisica e della corretta alimentazione sui bambini coinvolti. Quindi dovrà essere realizzato e rifinanziato per ulteriori 4 anni, al fine di completare il ciclo completo con il riscontro statistico dei benefici su un intero ciclo scolastico. Il monitoraggio, che inizialmente era stato iniziato dall'Università degli Studi di Perugia, il centro Curiamo sulla metà dei bambini coinvolti con il progetto dell'anno scolastico 2015-2016, sta continuando. Nei prossimi giorni metteremo a punto, diciamo, il proseguio dell'anno scolastico 2016-2017, ma diciamo, l'obiettivo appunto è quello conseguente all'inserimento nel piano quinquennale, quindi di chiudere un ciclo sperimentale per poterne poi fare un elemento di carattere strutturale nella nostra regione. Sì. Il consigliere Solinas. Grazie Presidente, ritengo assolutamente soddisfacente la risposta dell'assessore Paparelli. Auspico che questo progetto venga sostenuto economicamente nel tempo e, come diceva l'assessore, acquisisca una connotazione strutturale, perché ha una valenza scientifica molto importante, consistente, ha delle basi di programmazione scientifica importanti e soprattutto ha dei risvolti educativi, sociali, ma anche senz'altro sanitari, visti i dati che ha presentato la consigliera Casciari in merito all'obesità infantile, al sovrappeso, eccetera, eccetera. Quindi ecco,
auspichiamo appunto che questo progetto vada avanti e che si estenda a tutte le scuole elementari umbre. Grazie. Grazie consigliere Solinas. Passiamo adesso all'oggetto numero 15, rivolta all'assessore Bartolini. Si tratta di una interrogazione dei consiglieri Carbonari e Liberati. Fondo immobiliare, comparto Monteluce, informazioni della Giunta regionale in merito alla creazione del fondo medesimo e ad eventi successivi, con particolare riferimento all'incarico di assistenza legale affidato allo studio Bonelli Eredi Pappalardo e all'incarico di effettuazione di perizia affidato all'Istituto Indipendente di Studi e Ricerche Scenari Immobiliari. Prego, consigliere Carbonari. Grazie Presidente. Dunque, questa interrogazione intende acquisire delle informazioni che sino ad oggi non siamo riusciti ad ottenere in merito a questa vicenda abbastanza complessa del comparto Monteluce, fondo immobiliare comparto Monteluce. Poiché è una vicenda su cui la Regione Umbria, l'Università degli Studi stanno perdendo molti soldi. Per poter acquisire però, per poter chiudere il cerchio e avere la massima informazione, avevamo necessità di acquisire in particolare determinate informazioni, ovvero la perizia effettuata dalla società Istituto Scenari Immobiliari. E poi ci siamo imbattuti anche nell'analisi di questa vicenda, nella continue prolungate affidamenti di incarichi allo studio Bonelli Eredi Pappalardo. Alla fine quindi adesso io in breve leggerò di che si tratta, poiché in data 26 gennaio 2016 abbiamo consegnato appunto abbiamo depositato la nostra mozione avente per oggetto fondo immobiliare comparto Monteluce, grave situazione finanziaria, intendimenti della Giunta per fronteggiare le perdite finanziarie e riorganizzare il progetto e che risulta ancora iscritta all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea. Per poter appunto individuare l'ammontare complessivo della perdita abbiamo verificato che ci sono stati conferiti in molte occasioni incarichi allo studio Bonelli Eredi Pappalardo per la definizione dell'accordo di collocamento a fermo delle quote del fondo, impegnando inizialmente una somma di 31.000 euro, poi c'è stato questo nel 2008, nel 2009 gestione dell'accordo di collocamento 60.000 euro, poi nel 2009 ancora c'è stata un'ulteriore determinazione per altri 20.000 euro, sempre in merito a questa vicenda. Poi c'è nel dicembre 2009 la rettifica di integrazione delle determine precedenti, e quindi per la somma c'è una rettifica per 49.000 euro. Nel dicembre 2009 si sostituisce lo schema di contratto allegato alla determina con quello del presente atto sostanziale allo studio Pappalardo. In definitiva quindi ci sono state una serie di determine che affidano degli incarichi a questo studio. E quindi, tenuto conto che il contenuto di questo contratto allegato all'ultima determina 11792 del 2009 non appare chiaro, poiché c'è scritto per l'espletamento dell'incarico viene riconosciuto un compenso di euro 100.000, tra parentesi invece credo che ci sia scritto proprio 60.000, oltre spese generali e forfettarie IVA cassa avvocati. In nessuna delle determinazioni dirigenziali sopra menzionate si fa riferimento a una procedura di selezione pubblica di questo studio legale. Nella determina 887 si dice: considerato che l'ente regionale non dispone all'interno della propria compagine delle peculiari professionalità necessarie per poter effettuare le attività di cui sopra, necessita di ricorrere a consulenti esterne, verificato che a seguito di un'indagine di mercato. Io le vorrò vedere queste indagini di mercato, perché voi ogni volta che andate a fare... No, aspetti, non voglio vedere quella. Voglio vedere le indagini di mercato con cui individuate sempre questi specialisti esterni, perché all'interno non ce l'avete. Voglio vedere quelle, le indagini di mercato, perché a seguito di un'indagine di mercato è risultato che questo studio era specializzato in materia. Quindi non avevamo all'interno della nostra regione delle competenze specifiche, ci siamo affidati all'esterno.
Allo stesso modo è stato fatto per la scenari, finito, devo finire, questa è importantissima, scenari immobiliari, stessa storia, per la valutazione del prezzo di mercato delle quote si scriveva, verificato che anche a seguito di un'indagine di mercato l'istituto ricerca scenari immobiliari ha delle specifiche competenze, quindi abbiamo sempre queste indagini di mercato per scegliere chi è più bravo di noi. Ora quindi, se me le fate vedere, posso capire anch'io come vengono scelti. Quindi in definitiva si è speso un tot, non abbiamo mai avuto modo di acquisire questa benedetta studio della scenario immobiliare che appunto credo che oggi verrà portato, quindi interroghiamo oggi la giunta per sapere i criteri che hanno portato alla scelta dello studio legale Erede Pappalardo di Roma per quella consulenza e anche dello studio scenari immobiliari, producendo quindi copia della perizia realizzata dall'istituto indipendente che ho appena citato. Quindi fatemi capire come si fanno queste indagini di mercato per individuare questi specialisti del settore. Grazie. Grazie, prego Assessore Bartolini. Allora, premetto come facciamo le indagini di mercato. Nel 2008 io ero molto distante, 10 anni fa, quindi questa giunta non era nel suo pieno delle attività proprio, anzi facciamo altre cose. Quindi io riferisco di attività svolta 10 anni fa, questa è una precisazione dovuta. Allora, io posso dire per mia conoscenza innanzitutto che lo studio legale Bonelli Erede Pappalardo è una delle più grandi law firm italiane, se non la più grande, non a caso anche a febbraio 2016 è stato premiato come studio dell'anno nell'ambito della Legal Community Finance Awards. Questa è una precisazione. E devo dire anche un'altra cosa, oggettivamente, il tema dei fondi di investimento immobiliari è un tema di nicchia che è essenzialmente approfondito e conosciuto solo dalle grandi law firms italiane ed internazionali. A livello locale sicuramente non abbiamo competenze di questo genere. Tra l'altro al tempo in cui fu fatto è stata la prima esperienza di fondo immobiliare pubblico italiano, quindi ancora a maggior ragione. E lo dico anche da studioso, come studioso universitario della materia, quindi la conosco bene la questione, quindi va fatto questo inquadramento. Comunque, entrando nel merito dei vari incarichi, l'incarico studio legale Bonelli Erede Pappalardo è stato conferito dal dirigente del servizio bilancio secondo norme e regole vigenti. In particolare si è avvalso della disciplina per il conferimento di incarichi professionali esterni adottati con delibera della giunta regionale del 2008, al tempo valevole, in base all'articolo 6 il dirigente poteva, in base a questa disposizione, disporre incarichi in via diretta senza esperimento di procedura comparativa a soggetti di notoria ed indiscutibile autorevolezza o in possesso di professionalità comunque non comparabile. Lo studio legale in questione rispondeva ampiamente a tutti questi requisiti. Era ed è, come ho anche anticipato in premessa, il primario studio legale italiano composto da oltre 300 professionisti, opera a Milano, Roma, Londra e Bruxelles, dotato di significativa esperienza al settore del real estate. Si precisa tra l'altro che l'operazione in oggetto, per diverse sfaccettature e per le caratteristiche dei soggetti coinvolti, non richiedeva una specializzazione legale in materia di diritto bancario e immobiliare, ma una comprovata esperienza e professionalità in operazioni e valorizzazioni, portafogli immobiliari pubblici. E ripeto, tra l'altro questa è stata una delle prime, se non la prima esperienza italiana. I provenienti di incarico sono stati oggetto di larga pubblicità e pubblicazione preventiva sul sito istituzionale della Regione trasmessi alla Corte. Poi nel quesito richiede l'ammontare totale. Gli incarichi sono 26, 60 e 40 mila per un totale di 126 mila. IVA esclusa, eccetera, eccetera. Relativamente al conferimento dell'incarico all'Istituto Indipendente di Ricerca Scenari Immobiliari, la Regione doveva procedere sulla base di un accordo stipulato con Nomura alla determinazione del prezzo minimo di commercializzazione. Poiché a tal fine occorreva professionalità immobiliari specialistiche, è stata avvertita la necessità
di acquisire la consulenza di un terzo indipendente. Il valore dell'incarico era 19.800 più IVA, quindi sotto soglia di 20.000, quindi si poteva affidare in via diretta. Per quanto riguarda l'ultima richiesta, gli uffici competenti mi hanno dato copia dello studio di Cenari Immobiliari e quindi io lo consegno. Quindi prego, consigliera Carbonari. Sarò velocissima. Allora, dicevo, siccome è noto che ogni qualvolta che si fa una delibera si dice sempre che si fa un'indagine di mercato, io vorrei capire, vorrei proprio vedere come fate questa indagine di mercato. Ci sarà una procedura, no? No, c'è scritto proprio che viene a seguito di un'indagine di mercato. Come fa un ente pubblico, come fa un'indagine di mercato? Va su internet e verifica come farei io privato? Oppure ci sarà una procedura per fare un'indagine di mercato? Credo che ci sarà una procedura, no? Però detto questo, e questo è un tema diciamo abbastanza diffuso, noi ci siamo affidati a degli specialisti esterni, non avevamo delle competenze, diciamo che potrà anche essere vero, peccato che non mi sembra che poi il risultato finale dell'operazione, con questo affidarsi a degli specialisti esterni, abbiamo diciamo tutte queste eccellenze, perché abbiamo una situazione pessima, perché l'università ha già perso 4 milioni e mezzo l'anno scorso, non so adesso quanto, la regione Umbria se non sbaglio dovrebbe sollevare Gepafin delle perdite, e quindi la regione Umbria, se Gepafin perde, si dovrebbe trasferire queste perdite alla regione Umbria, e quindi la situazione dovrebbe essere circa, e verificherò poi, 45 milioni di euro, quindi di perdita di valore. Quindi noi ci siamo affidati a degli specialisti pagando fior di soldi, poi alla fine non è che tutto questo risultato è uscito fuori, quindi era meglio se magari utilizzavamo quelli interni, forse un po' più accuratamente avrebbero gestito, ci avrebbero aiutato a gestire meglio le nostre risorse. Fatto sta che qui la situazione, a breve presenterò questa mozione, ne parleremo a fondo, perché qui ci possono essere perdite per circa 40 milioni di euro. Grazie. Bene. Grazie, abbiamo concluso la sessione del question time. Io chiedo 5 minuti di intervallo in quanto abbiamo ricevuto alcune mozioni per essere trattate diciamo con il criterio dell'urgenza. Faccio un attimo un piccolo ufficio di presidenza e una verifica rispetto all'ammissibilità. Grazie.